Il fratello di Saman ha confermato l'assassinio della sorella per mano dello zio. Ha detto che, dopo il ritorno dello zio la notte del 30 aprile, i genitori si colpivano con i pugni in testa. Attualmente i genitori hanno detto al ragazzo di restare in comunità finché loro rimangono in Pakistan, ma un cugino gli aveva proposto di fuggire. Il ragazzo racconta: «Ho mandato un messaggio a mio cugino per chiedere dov'era il corpo di Saman, ma mi ha bloccato». Durante la trasmissione Quarto Grado sono state rese pubbliche alcune conversazioni tra la ragazza e il fidanzato. Negli ultimi messaggi inviati al fidanzato 21enne, Saman racconta le conversazioni tra sua madre e lo zio. «Li ho sentiti parlare di un omicidio. Mia madre mi ha detto che non si parlava di me, ma io li ho sentiti con le mie orecchie. Ora ho paura», scriveva al ragazzo, poco prima della scomparsa. Negli ultimi giorni un sensitivo, Michael Schneider, ha indicato un possibile punto sulla mappa dove a suo dire si troverebbe il corpo della ragazza. «La mia intuizione è che Saman sia morta e si trova a nord di Novellara, intorno a un boschetto, a quello che sembra un piccolo stadio di calcio. Per ora non abbiamo altre notizie, ma le ricerche per il corpo stanno continuando anche in questi giorni». Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.